Bentornati a una nuova puntata di Medicina e Chirurgia e dintorni. Oggi parleremo di ginocchio e parleremo di legamenti, anzi di nuovi orizzonti nella chirurgia legamentosa del ginocchio. E lo facciamo con il dottor Paolo Adravanti, Chief Orthopedics Department della Clinica Città di Parma e specialista in Sport Medicine del ginocchio. Benvenuto, dottore. Grazie, è un grande piacere essere qui con voi e vi ringrazio veramente di cuore per l'invito. Grazie a lei. E iniziamo subito. E quindi la prima domanda credo sia obbligata. Cosa sono i legamenti del ginocchio e a che cosa servono? I legamenti del ginocchio sono molto importanti, ovviamente, perché servono soprattutto per la stabilità del ginocchio. Il ginocchio è un'articolazione molto libera, a differenza dell'anca e della spalla, è un'articolazione in cui i legamenti hanno una funzione importantissima perché servono per stabilizzare l'articolazione. Quali sono i legamenti del ginocchio? Direi soprattutto i legamenti del ginocchio sono più importanti, più conosciuti sono i due legamenti crociati, quello anteriore e posteriore. Un po' dimenticati, diciamo, tra virgolette, sono i legamenti periferici, cioè i legamenti collaterale mediale, il legamento collaterale mediale e tanti piccoli legamenti, soprattutto i legamenti dei due angoli posteriori del ginocchio, angoli si intende l'angolo postero-mediale e posterolaterale, che hanno una grandissima funzione di stabilizzazione dell'articolazione. Questa differenza poi in pratica tra legamenti centrali, i legamenti crociati, i legamenti periferici, i legamenti collaterali e i suoi associati è una distinzione che non andrebbe fatta perché spesso le distorsioni di ginocchio coinvolgono sia i legamenti crociati che poi in minima parte o in grande parte anche i legamenti collaterali. Diciamo che la traumatologia del ginocchio a livello legamentoso è molto complessa e sarebbe veramente riduttivo parlare solo di legamenti crociati, anche se i più conosciuti, perché quello che veramente fa la differenza è il trattamento di tutte le lesioni a 360 gradi. E un errore grave sarebbe quello di considerare la rottura del legamento crociato anteriore, che è la più frequente, quella più conosciuta, quella più dibattuta, quella che più viene spesso evidenziata negli infortuni sportivi di alto livello. Sarebbe veramente un errore considerarla come l'unica complicazione di un trauma distorsivo del ginocchio. Quindi è fondamentale, credo, veramente fondamentale che l'opinione pubblica, i pazienti, non addetti ai lavori capiscano quanto ruolo importante hanno i legamenti del ginocchio collaterali oltre ai legamenti crociati. Poi associate ai legamenti crociati e alle lesioni legamentose periferiche ci sono le strutture meniscali, che hanno una funzione importante di assorbire gli shock del trauma e quindi di stabilizzazione dell'articolazione stessa. Le lesioni meniscali sono fondamentali anche nel trattamento, perché la mancanza di un trattamento di lesione meniscale associata spesso può inficiare il trattamento di una costruzione di un legamento e può portare dei danni cartilaginei evolutivi importanti legati al suo non trattamento. Quindi attenzione a tutto quello che è attorno ai legamenti, ai famosi cosiddetti legamenti crociati del ginocchio. Grazie dottore, al di là di questo excursus su tutto quello che è legamento all'interno di un ginocchio, però si sente spesso parlare della rottura dei legamenti. Come mai sono così frequenti, soprattutto in traumatologia sportiva? I legamenti sono molto frequenti nella traumatologia sportiva e qui entriamo nel campo della rottura del legamento crociato anteriore, che è un po' quello che più viene coinvolto dei movimenti rotatori nell'ambito della traumatologia sportiva. Ecco, proprio perché il legamento crociato anteriore, scendiamo nel dettaglio della sua lesione, è il legamento più coinvolto nel movimento rotatorio del ginocchio. Il ginocchio può effettuare fondamentalmente solo due movimenti, in antero posteriore e minimo in varovalgo, cioè vuol dire varovalgo, vuol dire sul piano frontale in medio laterale. Ma quello che invece è importante è il controllo rotazionale del ginocchio, cioè vuol dire che il ginocchio non deve ruotare. Nel momento in cui ruota anomalamente, è chiaramente determina la rottura del legamento. E in questo caso viene coinvolto spessissimo il legamento crociato anteriore. Quindi perché sono così frequenti? Perché in molti sport di contatto avvengono movimenti torsionali, che sono fisiologici fino a un certo limite, che sono patologici con la rottura del legamento stesso.
E perché sono così frequenti? Probabilmente le cause vanno ricercate sia a livello sportivo super professionistico, nell'intensità dell'atto agonistico, nell'eccessiva frequenza di eventi sportivi a breve distanza, quindi nel mancato recupero, e soprattutto può avere un ruolo fondamentale il discorso della prevenzione. La preparazione è fondamentale, si dibatte molto a livello di società professionistiche il perché in un'annata avvengono, per dire, molte lesioni, rotture del legamento crociato anteriore e in altre annate no. Evidentemente qualcosa all'interno della squadra non ha giocato un ruolo fondamentale, quello fondamentale della prevenzione attraverso una fase di preparazione ottimale. Quindi diciamo che le lesioni, le rotture del legamento crociato, quindi hanno delle concause che spesso però possono portare a una frequenza veramente importante di, numericamente di questi eventi lesivi. Tenendo a parte per un attimo lo sport, quindi oltre ai traumi sportivi, quali sono altri tipi di traumi che possono lesionare i legamenti? Ecco, questa è un'altra domanda molto importante, nel senso che noi parliamo solo di sport, ma non è solo così, cioè ci sono molti eventi importanti, negativi, che possono contribuire a un infortunio a carico dei legamenti del ginocchio. Per esempio, è più ovviamente quello che più è importante è quello della traumatologia stradale, dove però gli eventi sono spesso molto più devastanti e impattanti rispetto a quel trauma dello sport. Il trauma del incidente stradale, moto contro macchina, motorino investito da una macchina, da un automezzo, spesso sono lesioni che non coinvolgono il famoso legamento crociato anteriore, spesso coinvolgono delle lesioni multilegamentose e qualche volta si arriva alla lussazione del ginocchio, che vuol dire un evento traumatico grave, gravissimo, in cui vengono coinvolti quasi tutti i legamenti del ginocchio, in cui il paziente non solo rischia nel non ritorno all'attività sportiva, ma rischia il non ritorno all'attività fisica normale, lavorativa normale, e qualche volta anche complicazioni anche importanti a livello vascolare, neurologico, periferico dell'arto. Siamo nel campo di lesioni ad alto impatto, cosiddetta ad alta energia. E poi vi è dei traumi banali, per esempio, nelle persone che hanno, per esempio, un certo grado di obesità, in cui un trauma accidentale, banale, modesto, può determinare delle lesioni di rotture legamentose proprio per la mancanza di una struttura fisica di sostegno nell'ambito neuroriabilitativo muscolare, cioè la forza muscolare, e in più si associa che avendo una massa importante il trauma diventa un trauma efficiente di alto livello anche per traumi distorsivi accidentali. E poi vi ricordo che ci si rompe i legamenti anche scendendo da un gradino mettendo male il piede, la distorsione più stupida che può avere un paziente e che invece può determinare degli eventi importanti, ecco, dal punto di vista traumatico. Grazie dottore. Medicina e chirurgia e dintorni si ferma per qualche attimo di pubblicità, rimanete con noi. Benvenuti in Tecdo Pharma Italy, la prima azienda farmaceutica cinese a sbarcare in Italia. I valori della nostra azienda sono rappresentati dall'acronimo AORI, che sta a significare armonia, onestà, responsabilità e integrità. Valori che vengono applicati dall'azienda giorno dopo giorno. Tecdo, dallo scorso febbraio, è a fianco degli operatori sanitari e dei pazienti per contrastare le complicazioni da Covid-19, sia in termini di prevenzione che di terapia. Tecdo, il vostro futuro, è il nostro presente. Dynamicom Education, provider ECM sin dal 2001, è leader nel campo della formazione medica, residenziale e a distanza e nell'organizzazione congressuale. Dynamicom Education è segreteria organizzativa di primarie società scientifiche. Centinaia di eventi, internazionali, nazionali, organizzati ogni anno, caratterizzati da un elevato contenuto scientifico. Dynamicom Education, sempre alla ricerca di nuove formule ad alta tecnologia, è infatti esclusivista della piattaforma Virtual Event. Visita il nostro sito web dynamicomeducation.it. Liga Tender è un nutraceutico a base di MSM, OKG, L-lisina, condroitina, glucosamina, vitamina C, vitamina E e biotina.
LigaTender è un valido aiuto per le tendinopatie e nelle patologie legamentose, specie dopo intervento chirurgico. LigaTender è disponibile in farmacia, parafarmacia e anche online. Bentornati alla nuova puntata di Medicina e Chirurgia e dintorni. Stiamo parlando di chirurgia legamentosa del ginocchio e lo stiamo facendo con il dottor Paolo Adravanti. Dottore, abbiamo parlato di traumi distorsivi, ma al di là dei legamenti, quali sono le altre strutture del ginocchio che sono coinvolte nel caso di una distorsione? Forse l'ho già un po' leggermente accennato, le altre strutture che sono fondamentali, che vengono fondamentalmente interessate durante un trauma distorsivo nell'attività sportiva soprattutto, sono fondamentalmente le lesioni meniscali. E lì c'è un mondo da scoprire, nel senso che recentemente, ma non solo recentemente, ormai da qualche anno, si parla molto dell'importanza, per esempio, a livello meniscale, delle radici. Le radici sono le inserzioni dei due menischi a livello del piatto tibiale, cioè dove il menisco si appoggia sulla tibia e crea una sua inserzione, perché altrimenti sarebbe permobile. Le radici meniscali hanno un ruolo importante e hanno un ruolo importante delle lesioni menisco capsulare, cioè dove il menisco si attacca alla capsula. Una fra tutte, faccio uso un termine inglese molto comune, che si chiama RAMP, che è una lesione molto frequente dell'angolo postromediale, dove il cono posteriore del menisco interno si attacca alla capsula postromediale, che anche lì giocano un ruolo importante nella stabilizzazione dell'articolazione. Non sono più lesioni dei menischi come interessate come strutture che servono per assorbire gli shock da impatto, sono invece strutture queste che hanno un ruolo nella stabilità del ginocchio. Quindi durante l'evento distorsivo sono interessate e la loro riparazione chirurgica gioca un ruolo fondamentale anche nel risultato clinico del paziente nel suo ritorno allo sport. Grazie. Mi viene una domanda, una curiosità, tornando al mondo dello sport. Parlando di lesioni legamentose si pensa quasi sempre al calcio, però in realtà negli ultimi anni si è visto un aumento considerevole di rotture di legamenti nello sci. Per quale ragione, dottore? Ma le problematiche sono, non dico analoghe, ma però sono un po', ce l'hanno in comune col calcio. Una, per esempio, potrebbe essere l'intensità del movimento sportivo durante una gara, che possa essere di slalom o discesa, e quindi l'impatto su un trauma a maggiore energia. E poi gioca un ruolo il discorso del numero di gare, il discorso anche delle attrezzature nello sci, lo stesso sci, lo stesso scarpone gioca un ruolo, e anche il discorso della preparazione, come abbiamo detto prima, che non è ovviamente molto migliorata rispetto nel tempo, però ovviamente deve essere adeguata anche al numero di gare, all'impatto dell'atleta e anche gli spostamenti nello sci collegati al Coppa del Mondo possono intervenire, anche lo stress di questi spostamenti può creare anche un maggior rischio di traumatico. L'ortopedia è in continua evoluzione, io credo che sia una delle specialità chirurgiche con la più grande evoluzione tecnologica. Dottore, cosa c'è di nuovo nella chirurgia legamentosa del ginocchio? Guardi, nella chirurgia legamentosa del ginocchio c'è un mondo dietro, il mondo soprattutto, quello che conta è il mondo della conoscenza del tipo di lesione e il loro trattamento. Fa molto la differenza oggi come oggi, se il paziente viene approcciato in modo molto dogmatico, per esempio rotto il legamento crociato, opero, ricostruisco il legamento crociato, e c'è un mondo se il paziente che ha una rottura, un atleta che ha una rottura del legamento crociato, si impatta con delle lesioni associate che molte volte o non sono conosciute addirittura, o se conosciute non vengono trattate forse per una capacità tecnica, o comunque perché il loro trattamento non viene tanto importante. Quindi il mondo dietro la chirurgia c'è la preparazione, l'indicazione è la fondamentale, e la preparazione a trattare tutte le lesioni che vengono coinvolte dal trauma distorsivo. E poi c'è il lato tecnico. Il lato tecnico è fondamentale, perché questi legamenti hanno una loro inserzione all'interno dell'articolazione molto precisa e deve essere rispettata anatomicamente. Se una chirurgia viene ricostruita per incapacità, per non conoscenza delle nuove tecniche, nei punti anatomici il legamento è troppo lasso, o è troppo teso e si rompe, è troppo lasso e recidiva l'istituto.
sensibilità. Anche la fissazione del legamento, se vuol dire nel momento in cui si blocca il trapianto, che viene spesso prelevato dal paziente stesso, e oggi si parla di famoso tendine rotuleo, una piccola parte del tendine rotuleo, o i tendini cosiddetti della zampa d'oca, meglio conosciuti come estri, se ne usano solo. E attualmente io, per esempio, sto cominciando sempre e sto eseguendo sempre più interventi con il trapianto del tendine quadricipitale, un trapianto molto resistente, molto adatto anatomicamente alla sua ricostruzione. Ripetendo, l'uso di questi trapianti vengono fissati in articolazione e i metodi e metodologie di fissazione sono molto diverse da seconda del tipo di legamento e del tipo di tunnel osso, vuol dire foro osso in cui viene inserito il legamento e viene ricostruito, e questo fa obiettivamente la differenza. In futuro, se uno vuole andare ad analizzare, probabilmente si arriverà anche nella chirurgia della medicina sportiva alla quella che si chiama l'intelligenza virtuale, cioè quella di sfruttare, per esempio, attraverso studi tridimensionali, anche eseguiti su esami o non su esami, attraverso la cosiddetta intelligenza virtuale, cioè ricostruire il legamento nella posizione più anatomica possibile. È ovvio che sono passi futuri, questo dal punto di vista del futuristico. Attualmente, oggi, è fondamentale una conoscenza anatomica, una precisa e corretta tecnica chirurgica, che non è a conoscenza di tutti, perché purtroppo, e questo è un settore super specialistico dove il chirurgo chiaramente fa la differenza e diventa il suo ruolo fondamentale nell'ottenere un buon risultato. E qui ovviamente fa l'esperienza clinica e soprattutto la conoscenza di tutte le varie metodologie possibili per ricostruire in maniera corretta un legamento. Grazie dottore. In parte forse lo ha già detto, ma le faccio anche una domanda relativa al centro, cioè quanto è importante la scelta del centro a cui rivolgersi per un trattamento di questo genere? Purtroppo è fondamentale, è ancora più per tutte, e forse questa è la chirurgia dove il centro gioca un ruolo fondamentale, e del resto lo si vede anche nel mondo dello sport professionistico, cioè il paziente sì, forse per moda, forse per sentito dire, ecco, si rivolge a certi centri, ma è ovvio che la differenza qui la fa il chirurgo in maniera totale, totale, proprio perché questa è una chirurgia dei dettagli, non è una chirurgia, se è una chirurgia, la ricostruzione del legamento crociato ormai penso che lo possono eseguire tutti, ma è la chirurgia dei dettagli, in questa tipologia di trauma, in questa tipologia di lesione è fondamentale. La differenza anche del posizionamento di un tunnel di qualche millimetro, tunnel sono sempre i famosi punti in cui il legamento viene inserito, legamento prelevato dal paziente, legamento autologo, quindi viene inserito per migliore, viene inserito e fa la differenza. Un posizionamento non anatomico, noi lo chiamiamo anche non isometrico, o comunque che non rispetti l'anatomia del legamento, produce clamorosamente dei difetti importanti che poi si ripercuotono in rigidità o addirittura in recidiva della stabilità. Grazie dottore. Medicina, chirurgia e dintorni si interrompe per qualche istante di pubblicità. Torniamo fra poco. Benvenuti in Tecdo Pharma Italy, la prima azienda farmaceutica cinese a sbarcare in Italia. I valori della nostra azienda sono rappresentati dall'acronimo AORI, che sta a significare armonia, onestà, responsabilità e integrità. Valori che vengono applicati dall'azienda giorno dopo giorno. Tecdo, dallo scorso febbraio, è a fianco degli operatori sanitari e dei pazienti per contrastare le complicazioni da Covid-19, sia in termini di prevenzione che di terapia. Tecdo, il vostro futuro è il nostro presente. Dynamicom Education, provider ECM sin dal 2001, è leader nel campo della formazione medica, residenziale e a distanza e nell'organizzazione congressuale. Dynamicom Education è segreteria organizzativa di primarie società scientifiche. Centinaia di eventi, internazionali, nazionali, organizzati ogni anno, caratterizzati da un elevato contenuto scientifico. Dynamicom Education, sempre alla ricerca di nuove formule ad alta tecnologia, è infatti esclusivista della piattaforma Virtual Event. Visita il nostro sito web dynamicomeducation.it.
Isalart XXL, l'integratore alimentare ad elevato dosaggio di glucosamina, condroitina e vitamina C per il benessere articolare in tutte le sue localizzazioni: ginocchio, spalla, anca, mano, piede, rachide. Isalart XXL ti rimette in movimento naturalmente. Isalart XXL è disponibile in farmacia, parafarmacia e anche online. Bentornati alla puntata di Medicina, Chirurgia e Dintorni, che oggi è dedicata alla chirurgia legamentosa del ginocchio con il dottor Paolo Adravanti. Dottore, qual è il ruolo della risonanza magnetica nucleare nella diagnosi di lesioni legamentose? Il ruolo è un ruolo fondamentale, importante, ma non totale. È un errore considerare la risonanza magnetica come è l'unico esame che diagnostica la rottura del legamento. Non è vero, perché molte volte invece la diagnosi deve essere associata a un correttissimo esame clinico. Se non c'è l'associazione tra la diagnosi di una risonanza magnetica e dell'esame clinico, molto spesso prevale l'importanza dell'esame clinico. Quindi la risonanza è un complemento fondamentale nella diagnostica di questi tipi di traumi, ma non è tutto. E poi ricordiamoci che la risonanza magnetica, bisogna sfatare un mito, può essere eseguita sempre, anche a distanza di 2 ore dal trauma. Cioè, non è vero che la risonanza magnetica può essere eseguita solo quando il ginocchio è sgonfio, se non alternativamente la diagnosi viene fatta spesso a distanza anche di mese e mezzo, pure. Quindi non è più significativo. Questo è un concetto di vecchia generazione che deve essere rimosso. La risonanza può essere eseguita sempre, ovviamente con apparecchi dedicati di alta qualità. Perfetto, dottore. Passiamo alla fase post-operatoria e parliamo quindi di percorso riabilitativo. Il percorso riabilitativo nella chirurgia, post-chirurgia legamentosa, è sempre molto lungo? Come deve essere affrontato dal paziente? Sì, è sempre molto lungo, purtroppo. È indipendente dal tipo di chirurgia, indipendente da chi ha eseguito la chirurgia, ma dipende dalla riparazione biologica della ricostruzione legamentosa che abbiamo eseguito. Quindi è lungo, perché la biologia è lunga. Ed è stato grave gli errori che abbiamo fatto forse in passato, quando si è considerato questo tipo di lesione, accelerandola al massimo, una lesione che può recuperare in pochi mesi. Non è così. Lo sport americano, degli sport professionisti americani, ormai si parla di un anno minimo prima del rientro del tutta sportiva, che forse può essere considerato eccessivo, ma non lo è. Il percorso riabilitativo è lento, perché la riparazione ha bisogno biologicamente di guarire. Quindi integrarsi all'interno del ginocchio dell'atleta. Quindi è fondamentale che vi siano anche strumenti diagnostici e sistemi diagnostici attraverso test clinici, eventuali risonanze magnetiche a distanza di 7-8 mesi, che ci consentono di capire la integrazione del legamento all'interno dell'articolazione. E poi bisogna ricordare che è una lesione diversa. Diverso una rottura di un legamento crociato è completamente diverso dalla lesione di un legamento crociato associato a quelle dei collaterali o peggio ancora degli angoli post-umbrella. Quindi, dottore, quali sono le problematiche importanti per il ritorno all'attività sportiva di un atleta che si è infortunato in questo modo? Le problematiche importanti dell'atleta sono legate soprattutto al tipo di lesioni, e quindi dice vuole un'interazione totale da parte del chirurgo, del riabilitatore, del preparatore del ritorno allo sport, perché le problematiche principali sono quelle di un ripristino della funzionalità articolare, cioè del movimento, il ripristino della forza, della massa muscolare, che può essere validato anche da strumenti, da esami strumentali, e poi, come ho detto, di una risonanza che valuti l'integrazione del trapianto all'interno dell'articolazione, è associata, che è fondamentale, ai test clinici. I test clinici ci dicono se l'atleta è pronto per rientrare. Ed è diverso da atleta a atleta, ed è diverso da atleta con diversi tipi di lesioni. Quindi è sbagliato dire io torno in 6 mesi, tu torni in 9 mesi, io torno in 1 anno, tu torni in 15 mesi. Dipende anche dal tipo di lesione che l'atleta ha avuto, da come è riuscito ad approcciare il percorso riabilitativo, da come sono i risultati dei test, ripeto, strumentali, ma soprattutto clinici, che ci consentono di capire che l'atleta è pronto per il rientro allo sport. Grazie, dottore. Tocchiamo un punto forse delicato del discorso legato allo sport semiprofessionistico o professionistico addirittura.
Quanto è difficile il rapporto tra il chirurgo e la società sportiva ed il team medico della società sportiva nei confronti di un atleta che subisce un intervento del genere? Ovviamente questo è specialmente dedicato al mondo professionistico, dove c'è ovviamente molta difficoltà nell'interagire con i colleghi del team medico che segue l'atleta e l'interesse della società. Ora, fondamentalmente adesso è un po' cambiato il discorso. Una volta c'era la società, soprattutto l'allenatore, che premevano per il rientro immediato. Ora si è un po' capito che il rapporto deve essere un rapporto di fiducia tra il chirurgo, che diciamo comanda, tra virgolette, le prime fasi in cui, dai primi tempi della tempistica, per esempio del non carico, dell'uso di tutori e delle tipologie di movimento che può fare, poi in secondo tempo subentra il discorso del riabilitatore, che deve essere in lavorare in totale sinergia con il chirurgo, se no è finita, totale sinergia, e poi l'ultimo step è lì, è meno del chirurgo, il chirurgo ha meno ruolo nell'interfacciarsi, perché è più del preparatore e della società stessa, nel capire quando è pronto l'atleta per rientrare. Il rapporto non è facile, però è un rapporto che deve essere di stretta collaborazione, soprattutto per il chirurgo ortopedico nella prima fase. Dottore, ritiene importante e necessario un trattamento anticoagulante nel post-operatorio? Io credo che il trattamento anticoagulante abbia un ruolo soprattutto in quei pazienti che hanno delle lesioni importanti, che quindi hanno dei trattamenti del un percorso post-operatorio in cui necessita di tutori e di uno non carico prolungato. E questo purtroppo avviene. Questo, il trattamento qui è fondamentale per la prevenzione delle complicanze troppo forti. Grazie. Una curiosità, è al corrente dell'enoxaparina come biosimilare? Assolutamente sì, ci sono molti centri adesso dedicati che stanno usando con interesse questo tipo di prodotto. Io non ho esperienza personale, ma ne sento parlare veramente in maniera entusiasta. Grazie, allora questa puntata di Medicina e Chirurgia e Dintorni sta per volgere al termine, quindi ringraziamo di cuore il dottor Paolo Adravanti per essere stato con noi. Grazie dottore. Grazie veramente, è stato un piacere essere con voi, grazie veramente in modo affettuoso dell'invito. Grazie ancora dottore, Medicina, Chirurgia e Dintorni è giunta al termine. Noi ci diamo appuntamento la prossima settimana con un altro argomento e un altro ospite. E come sempre, buona salute a tutti. Benvenuti in Tecdo Pharma Italy, la prima azienda farmaceutica cinese a sbarcare in Italia. I valori della nostra azienda sono rappresentati dall'acronimo AORI, che sta a significare armonia, onestà, responsabilità e integrità. Valori che vengono applicati dall'azienda giorno dopo giorno. Tecdo, dallo scorso febbraio, è a fianco degli operatori sanitari e dei pazienti per contrastare le complicazioni da Covid-19, sia in termini di prevenzione che di terapia. Tecdo, il vostro futuro, è il nostro presente.